Ed eccoci qua, finalmente ormai mancano, siamo con le ore contate, con i giorni contati, siamo qua con Nel Antonio senso che ce la stiamo, siamo con le ore Mannino. Siamo con le contate, ore Antonio contate, è il Mannino. leggendario di ore, qualcosa come, quanto mancano? 3 giorni, 180 4 ore, giorni, poco più. 130 ore, così. Poco più di 130 ore e ormai siamo pronti per Etna Comics 2016, che tra le altre cose, questa la dico io, poi magari tu poi tu la dici meglio, sarà persino citata con una storia ispirata alla Sicilia sulla copertina di Topolino, Sì, che come giustamente figata. diceva lui, come giustamente lui ha fatto sapere scrivendola su Facebook, è come se fosse praticamente il Time, Esattamente, la guarda, sai come perché è uomo dell'anno. Guarda, racconta un po' sta cosa. Dunque, ormai siamo arrivati, cioè, le chaises sont faites. Allora, siamo nella fase quella che dal punto di vista fisico è la più pesante, perché l'allestimento, bisogna seguire tutte cose nel merito e nel dettaglio. Per quanto riguarda l'aspetto creativo è quella più rilassata, perché tanto quello che si è fatto, cioè non è come quando uno si va a preparare per un esame, studi il Esatto. giorno prima ma per fare che? Cioè non è che puoi cambiare le sorti della tua preparazione. Come si apre? Come si apre? Giovedì, scusate se sono questi rumori, ma No. se un po' Lavoro in corso, sì, lavoro in lavoro in corso. corso. Allora, giovedì la manifestazione si apre alle 10 con il taglio del nastro. E la cosa più bella è che prima di questo istante, dell'istante del taglio del nastro, ci sono tutte le persone che vogliono entrare dentro il Etna Comics, che fanno anche fuori da stadio, e io mi inviterò a essere presente in quel momento. Sì, volentieri, no, volentieri, sicuramente cercherò di farci qualche post sui social anche per dare l'idea di come c'è, cioè, l'atmosfera frizzante che si respira il Sì. giorno dell'inaugurazione e il giorno dell'apertura. Sì, Ok, bella tutto. figata. Ah, Ma beh, tu, avanza, sì, ok. ce l'hai la maglietta? Tu hai sette per comandare in quella mano. Si è bloccato. No, adesso siamo di nuovo riprese. Fa un saluto. Ciao ciao, Eccoci. eccoci qua. No, ha ripreso. Siamo di nuovo. Allora, siamo il caffè commenato, ce lo siamo presi, questo è l'amaro con Mannino. C'è un Poi nuovo facciamo format. l'ammazza caffè con Ammazza caffè con Antonio Mannini. Sì. No, niente, no, la cosa divertente è che, diciamo così, l'atmosfera, il programma è ricchissimo. Mamma mia, il programma ragazzi, io ho dato mamma mia. un'occhiata, è denso di un sacco di cose, Denso, guarda. Allora, eventi. abbiamo fatto un attimo una statistica. Ci sono delle giornate in cui tu contemporaneamente devi scegliere se partecipare a una conferenza con Recchioni, che voglio dire curatore di Land Dog, una la rockstar del fumetto italiano e quant'altro, oppure un doppio anch'io con Massimo Lopez, capito? 10 minuti vanno bene. Dovevamo farlo là dentro, no? Tranquillo. Non è, Se volete, non è la stessa però. cosa, ma non c'è la stessa frizzantella, Preferisco. sei No. ancora in diretta. Sì, Siamo sei ancora in in diretta, diretta, sì. allora. Venite nel lato E la oscuro. gente Sì. aumenta, la gente aumenta. Quanti ce ne sono? Un bel po', quanti Guarda, siamo? per adesso solo quei notificati sono 13, quindi veramente che fai? Io siamo 13 a tavola. Solo no, le sono arrivate notifiche. 27. Ah, beh, Sì, allora, però, finito. Ci siamo? Siamo online? Siamo Sì. online, siamo Tu online. sei più brutto di prima. Aspetta, adesso vediamo, vediamo. Per un pezzo. Così sei molto Top Gun, molto. Allora, siamo eccitati, cioè vogliamo fare le cose, c'è un sacco di roba da fare per tutti gli appassionati, dai cosplay, Allora, io vorrei manga, invitare roba qua il di nostro tipo. direttore tecnico. Direttore tecnico, vieni qua. Guarda, guarda qua, guarda qua, siamo in fase. Lo possiamo far vedere il palco mentre si monta? Il palco mentre si monta? E siamo nella fase perché abbiamo scelto una location che è un po' il cuore di Etna Comics, che è l'area palco. Questo è i ragazzi stanno. Li salutiamo? Siamo No, online? sì, ma sta riprendendo là. Sì, siamo online, ma ragazzi, stanno potete riprendendo. salutare, siamo online. Così. Salutate, Ciao, salutate. ciao. Però era il caffè con Bennato, non è che era il caffè Caffè con con gli Bennato? altri. Avevo Guess detto che era l'amaro con Mannino. Con i ragazzi. L'amaro con Guess Mannino, ci Star mettiamo pure il Mannino. lavoro che si Lavoro, siede vieni con qua. noi. Vieni qua. Allora, per favore, lavore. Spiegaci qual è l'emozione più grande di lavorare con Ettore Comics. Lavorare, lo posso dire, sono io. Aspetta, aspetta. Catene. Gente per catene. Scusami, ti ho Heavy rubato metal, vai, Qual è l'emozione più grande? Dai, quella che si. L'emozione è tua che forse lavori una volta all'anno. Una volta all'anno, vai di Io lavoro, figurati, tutta la vita. Quindi, è
forza più grande. Vedere questo posto vivo, crescere vivo, nascere vivo, sì, riempirsi di gente. Quante volte viene utilizzato questo anfiteatro durante l'anno? Mai. Solo per noi. Quindi, quante volte a Catania si fanno produzioni così? Mai. Siamo vicini a quanto costa lo sconto. Non parliamo mai di questo. Di costi. Riserva. Quanto è difficile creare questo genere di attività? Quanto è complesso il palco? Però Antonio Mannino si fa gente professionista, lo seguono, lo consigliano, ogni tanto si può consigliare, ogni tanto no, sono più quelli che no. Allora, questa è croce delizia dei direttori. Allora io in questo momento posso vantare di avere a fianco due eminenze. Alla mia destra l'eminenza della parte artistica, lui prendi con un cavo e vi fa un Pentium 5. Con un cavo di saldatore. Apple Air, MacBook Air. Alla mia sinistra l'eminenza del professore Davide Bennato, social media strategist di Etna Comics. Lo ripeto ancora una volta, siamo finalmente entrati dove prima nessuno era entrato, cioè di Etna Comics. Abbiamo anche inventato nuovi social network. Sì, ormai, nuovi format, via, sì. Siamo lanciati. C'è il Ciminieri Book, che è un social network. Che è ormai nuovo, il Mannini Book. Il Mannini Book, esatto. No, il Mannini. Il Mannino. Poi dietro possiamo salutarlo? Non lo possiamo salutare, vabbè, ci abbiamo anche un altro grande. Un altro personaggio che ci sta, diciamo così, che in modalità stealth, ma sì, riusciremo a coinvolgerlo anche davanti la videocamera che è Davide, De Caro. Più avanti. Io vi consiglio anche, ragazzi, di non perdervi una lettura, una conferenza che farà il professore Bennato proprio al padiglione C3 in sala Polifemo, sull'impatto degli zombie, sociologia degli zombie. Ma che si parla della sociologia? Ma nel senso che con la scusa di parlare di zombie cercheremo di capire appunto come. Parlando di zombie, in realtà parliamo o delle nostre paure o dei timori che ci riguardano, che sono intorno a noi. Cercheremo di essere sempre però comunque molto attivi e molto divertenti, in puro stile Etnacomics. Sì, questo è importante, questa cosa, anche perché due giorni prima ci sarà invece una relazione, un intervento di 30 minuti da parte di un gruppo di ragazzi, si chiamano Nerd Attack, sono di Trapani, che faranno invece un incontro come sopravvivere a un apocalisse zombie. C'è roba, io sopravviverò tanta roba. Enrico sopravvive almeno 3 anni all'apocalisse zombie. Il problema è quando arrivano gli zombie che ti vogliono mangiare. Hai da mangiare un sacco di zombie, diciamo noi. Grande festa. Noi invece, ci sarà una copertura social pazzesca, perché noi saremo presenti su tutte le piattaforme, anzi quest'anno sperimenteremo sia Snapchat che Telegram, quindi se volete avere informazioni in tempo reale sul canale Telegram che si chiama Etna Comics, potete trovare tutte le informazioni aggiornate praticamente in tempo reale, quindi vi consiglio di seguire il canale Telegram, è una specie di WhatsApp, ma usiamo il canale Telegram perché è molto più veloce, è molto più quindi è molto più contemporaneo, perché ormai WhatsApp è roba lenta. Poi ovviamente faremo ci saranno altri caffè con Bennato, faremo anche una ricerca utilizzando la partecipazione dei cosplay, quindi ci saranno le riprese dei cosplay, cerchiamo anche di capire chi sono, cosa fanno, quanto ci lavorano sui loro costumi, cioè è tutto un pacchetto in cui Etna Comics si mostrerà, diciamo così, utilizzando i social in tutta la sua potenza, sia capacità di riunire i ragazzi, di coinvolgere il fandom, di divertirsi da morire e di coinvolgere anche tutte le età, fondamentalmente, non solo adolescenti ma anche bambini, perché c'è una zona bambini anche piuttosto attrezzata. Qua a due passi da noi c'è un'area junior che quest'anno sarà colorata dalla Scuola del Fumetto di Catania e Palermo, dalla Disney. Poi ci saranno interventi anche da parte di Fabio Celoni, per dirne uno, che farà dei disegni estemporanei. Fabio Celoni è un grandissimo disegnatore, disegnato per Bonelli, per Disney, è importante portare i bambini. Etna Comics è per tutta la famiglia, è un evento pazzesco, ma soprattutto è un evento che veramente, cioè, è l'evento, uno degli eventi più importanti che ha a che fare nel mondo del
del fandom, comics, games e tutto il resto, quindi a proposito, non ve lo potete perdere. No, no, tra l'altro, e chiudiamo, no, almeno. Sì, sì, tu sì, puoi sì. continuare, io il caffè sì, sì, no, lo, prendo, io lo prendo corto e amaro. Diciamo, sto brustolendo. Esatto, vabbè, ma qua c'è la cremina. Un'altra cosa da non dimenticare è che quest'anno Etna Comics inaugura questa sezione, inaugura, diciamo, amplia questa sezione dedicata al cinema. Quindi ci sarà questo festival del cinema, si chiama Gold Elephant World Festival, e anche dei premi dati a dei cortometraggi, sono gli Etna Comics Award 2016. Tra gli ospiti del cinema che avremo ci sarà Serena Grandi giorno 4, a cui consegneremo un premio, e Salvatore Esposito, Geni Savastano di Gomorra. Domenica 5, anche lui sarà premiato con un riconoscimento. Quindi c'è per tutti, fumetti, cinema, videogiochi, giochi da tavolo, manga, veramente se avete anche un vaghissimo interesse in uno di questi temi non potete perdervi Etna Comics. Ci vediamo dal 2 al 5 giugno. Ciao, ciao ragazzi, ciao ciao ciao. 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 Sotto, al fresco. Ah, sta qua. Al fresco.